a tutti ragazzi, qui è Giovedre60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera giocatore con GM7 su FIFA 22. Prima di iniziare signori due cose: la prima, lasciate un bel mi piace perché dovete continuare a supportare questa serie. La seconda, guardate tutto il video perché sarà un video monumentale. Partiamo con l'Atalanta, siamo in panchina ragazzi, Simone Inzaghi non ci ha messo titolari per uno sputo di gallina come potete ben vedere in alto a sinistra. Partiamo dalla panchina, vediamo quello che riusciamo a fare. Poi c'è la Roma, la Fiorentina e soprattutto andata e ritorno contro il Siviglia, ottavi di Champions League. Se passiamo il turno, vediamo ragazzi di giocare anche i quarti di Champions in questo video. Non lo so. Daremo priorità ragazzi alla Champions perché questa qui è la classifica. Non possiamo più arrivare praticamente, a meno che non succeda un miracolo, ma non possiamo più vincere il campionato perché Napoli e Milan hanno preso il volo. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 e ce la possiamo fare. Ce la giocheremo con l'Atalanta stessa, con la Juventus, con l'Inter e occhio ragazzi al Bologna e alla Roma che si stanno piano piano inserendo. Tra l'altro ragazzi, guardate qui dalle notizie, l'Inter l'ha acquistato per 29 milioni Allan, quindi un nuovo rinforzo per il centrocampo dell'Inter. Io comunque raga non faccio dalla panchina e perdiamo. Se ci fate caso, ogni volta che io entro, ogni volta che subentro, tra l'altro ragazzi mi ha messo esterno destro, comunque vabbè, ogni volta che subentro il risultato è sempre 1-0 per la squadra che affrontiamo. Sarà un caso? Non lo so. Comunque Inter-Atalanta al 56esimo, Fury Gnabry dentro GM7. Vediamo quello che riusciamo a fare. Eccolo qui il cambio signori, GM7 si riscalda, applaudo e Gnabry, fatto schifo, fatto schifo, vai a cagare, va, vai a cambiarti porca miseria. Ci siamo, ora tocca a noi ragazzi, ora tocca a noi. Questi qui sono gli obiettivi che non guardiamo, l'obiettivo è vincere e fare bene. Via Brozovic, primo pallone per noi, accelerata, filtrante per chi è questo qua, attenzione con calma, Allan messo punta, tocco interessante per Ferreira Carrasco, ragioniamo Ferreira, ragioniamo, non fare cagate, dentro per Allan che potrebbe appoggiare per Lautaro, sinistra al giro, murato in qualche modo. Ok, ho scaldato un po' il muscolo signori che sono entrato a freddo, non mi sono riscaldato abbastanza. Duman Zapata, attenzione qua, recuperiamo palla, bastoni, 80esimo, stiamo facendo fatica, perché andate sempre di là porca miseria. Brozovic, Lautaro con calma, Dzeko sta facendo il centrocampista centrale, Dzeko. Ok, Lautaro, non te l'ho chiesta, Marcello, dribbling, prova il sinistro, punizione. No, non l'ha data, non l'ha data, incredibile, clamoroso. Ma era fallo netto ragazzi. Contropiede Atalanta, attenzione qua, destro secco Andanovic, in qualche modo poi attenzione col rischio ragazzi, il primo della pipì. Attenzione qui, contropiede, con calma. Poi a buca, in buca, imbucate tua sorella, porca miseria. Sono 3 ore che sto facendo il movimento. Uno di recupero, mi sa che non c'è più tempo ragazzi. Peccato, attenzione qua, addirittura anche al 2-0 della Atalanta, no, Andanovic ce la prende, forse c'è tempo per fare l'ultima azione. Finisce qua, questo video inizia nel peggiore dei modi. Simone Inzaghi, questo è quello che succede quando metti il giocatore più forte del mondo esterno destro e soprattutto quando lo metti al 60, ok? Avanziamo. Abbiamo riposato ragazzi contro il Venezia, abbiamo vinto 3-2, adesso siamo al 100% per sfidare la Fiorentina. Big match molto molto importante, questa è la classifica, l'Atalanta se ne sta andando, bisogna ragazzi tenere testa e lottare per il quarto posto, perché il quarto posto è l'obiettivo minimo per quanto riguarda appunto il campionato. Poi alla Champions League penseremo dopo. Inter Fiorentina, questa volta sono esterno? No, questa volta sono punta, però signori non so per quale motivo, ma Allan viene schierato prima punta signori. Allan è il mio nuovo compagno d'attacco. Non mi fate domande, sono veramente triste, rammaricato, ecco il termine giusto, perché questo problema c'era anche l'anno scorso e ancora adesso bisogna subire e sopportare un mister che mette i giocatori completamente a cavolo. Inter Fiorentina, andiamo. Ci siamo signori, sotto la pioggia, anche il cielo piange perché GM7 ha giocato in panchina l'ultima partita. Inter Fiorentina, ci siamo, via. Gonzales, Rakitic alla Fiorentina, Kwame, Wings, attenzione qui, Amrabat, ancora per Wings signori, con calma, Rakitic, io non posso pressare perché non è il mio compito. Schiaffo al pallone di Andanovic, in calcio d'angolo. Signori, 29 minuti di grande fatica. Che sta succedendo a GM7? Questo è un segnale, questo è un campanello di allarme? Marcello, diventa buona per Carrasco, è buona per Allan, in buca, in buca, imbucate. Ma perché non imbucate di prima? Ma chi? A chi? Madonna ragazzi, già sto sclerando nella carriera. Ha sbagliato Lautaro Martinez, di prima imbucata per Pedri, che appoggia molto bene per Lautaro. Pedri appoggia per Marcello, che se la mette sul sinistro, sassata, deviata, calcio d'angolo. Signori, stiamo facendo fatica e quando facciamo fatica io mi innervosisco. 62, ci siamo accesi, crossa là dentro, passa. Non così, attenzione, non ci credo. Che cosa ha preso? Ha sbattuto anche la testa sul palo, ha sbattuto, non ci posso credere ragazzi. Ancora noi, Marcello si gira e poi in buca, molto molto bene per Pedri, sinistro, ancora parata. Ci siamo accesi negli ultimi minuti. Calcio d'angolo, occhio, è buona, Zaha, stop, tiro, Marcello di contropanzo.
Che giocatore! Che giocatore! Che giocatore! Di contropalso, GM7 sblocca la partita e accende questo video con una magia delle sue. Di contropalso, fatelo rivedere, ragazzi, perché questo gol ha fatto vedere anche i bambini piccoli. Stop e poi al volo di sinistro, un tiro imprendibile. GM7 ce l'ha nel repertorio questa magia, ce l'ha. Sinistro di contropalso nell'angolino, nulla quel portiere. Due di recupero, occhio, perché se recuperiamo palla forse c'è anche un'ultima azione. Attenzione qui, Vesino, Vesino in buca, in buca Vesino, ma tua sorella, Vesino, che stai facendo? Mannaggia la miseria, Vesino, guarda, ammozzicai di piglio negli spogliatoi, ammozzicai di piglio. 1-0, finisce qui, signori, va benissimo così, abbiamo vinto. Con gol di GM7, meglio di così, non si può. Prossima partita, ragazzi, con la Roma e poi c'è il Siviglia, andata di ottavi di Champions League. Però, facendo gli allenamenti, siamo riusciti a ottenere 4 punti abilità. Allora, velocità e tiro sono praticamente al top, quindi io farei il possibile per migliorare gli altri attributi. Alla fine, signori, ho deciso di migliorare l'agilità e il posizionamento d'attacco. Di conseguenza, spendendo 2 punti, avremo un più 3 e un più 3. Gli altri 2 punti, volendo, visto che questa vale doppio, potremmo utilizzarli per migliorare ancora una volta l'agilità e il posizionamento. Altrimenti abbiamo un costo, però miglioriamo solo il posizionamento. Io a questo punto, ragazzi, cioè nel senso un punto volevo dire, a questo punto potremmo andare direttamente oppure qui sul controllo abilità, sul controllo palla. Facciamo così, ragazzi, utilizziamo 2 punti sul controllo palla, 1 e 2, così lo miglioriamo abbastanza. E l'archetipo regista sarebbe fondamentale, signori, solo che costa 8 punti, così come l'archetipo lince, agilità ed equilibrio. Prima o poi, ragazzi, cercheremo di sbloccare anche queste caratteristiche che ancora mancano a GM7. Abbiamo fatto un upgrade, eravamo 85 e siamo arrivati, ragazzi, ad 86. Andiamo a giocare con la Roma, purtroppo la classifica non si mette bene per noi. Ho simulato, ragazzi, con il Bologna, ho dovuto riposare con il Bologna perché non le posso giocare tutte. Con il Bologna abbiamo perso 3-2, quindi purtroppo, ragazzi, facciamo un po' fatica. Questa volta, ragazzi, non abbiamo il grandissimo Allan attaccante, ma c'è Çalhanoğlu. Non so se essere felice oppure no. Comunque, andiamo a giocare. Inter-Roma a San Siro, poi voliamo in Champions League. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Questo 3-1-4-2 dell'Inter è pronto a fare faville contro la Roma. Ci siamo, signori, vamos. Occhio, Marcello, è buona, mi apri. Stop, sinistro, madonna mia. Ok, riscaldiamo, ragazzi. Mettiamo paura un po' ai piccioni che sono appostati sopra la traversa. Marcello, ancora noi, Lautaro, è buona. Marcello, destro secco. E destro è quello buono. Il destro è quello buono. GM7, un giocatore monumentale. Su, rimbomba in tutto San Siro questo sium di GM7. Ormai non sto neanche più a descriverlo questo giocatore, ragazzi. Quanti gol siamo in Serie A? 15 gol in 24 partite. Non abbastanza, ragazzi, per battere il record di Higuain e di Immobile, però comunque ottima cifra per GM7. Lautaro diventa buonissima per GM7, che potrebbe inventare un cross. Madonna mia. Ragazzi, non era un cross, era un tiro. Lo so, ho una malattia, non mi sfutate nei commenti. Ho una malattia che si chiama pallonettonismo. È veramente una malattia studiata, ragazzi, ancora non c'è una cura. Purtroppo GM7 ha questa patologia. Ansu Fati alla Roma? What? Brozovic, bellissima per GM7, che deve andare fino in fondo. Puntalo nel Milano. GM7 ancora, fino in fondo, GM7 non passa, però resiste di fisico GM7, che giocatore incredibile, ragazzi. Comunque ho fatto salire un po' la squadra e ho tenuto palla, non sono riuscito a passare però. Ansu Fati alla Roma, GG per questo acquisto incredibile. Villar, Abram, con calma. Ansu Fati, calcio di rigore, no, cosa hai combinato, Lautaro Martinez. Ecco che succede a mettere Lautaro Martinez difensore centrale. Simone Inzaghi non sa difendere Lautaro Martinez, al massimo in porta può stare, ma in difesa no. Attenzione, è spiazzato, ragazzi, gol di Pellegrini. 1-1, ha pareggiato la Roma, signori, forse anche immeritatamente, con una leggerezza, signori, di Lautaro. 77, ho cambiato posizione, ragazzi, Inzaghi mi ha messo esterno destro, occhio, mettila dentro, di prima, interessante per Allan che imbuca, per Carrasco che poi perde l'attimo, Za, appoggia, sinistro, che cosa ha preso, incredibile, ragazzi, la sta vincendo Paolo Lopez questa partita, ha fatto 2 miracoli. Lautaro se ne va Lautaro perché sta facendo cagare, occhio, come prima, stop, come prima, sinistro, ma è la mattonella, è la mattonella di GM7 quella, è la mattonella di un giocatore straordinario, di un giocatore superiore. No, che sta facendo quello con la bocca, ma porca miseria, non fatemi vedere queste cose, incredibile, pollice in su, pollice in su ai tifosi, ragazzi, guardate lì che mattonella, è
la sua, ragazzi, è la sua mattonella. I tiri ad incrociare con il mio piede lì nell'angolino entrano praticamente sempre. Questo, raga, potrebbe essere uno schema che potremmo rifare anche nelle prossime situazioni. Calcio d'angolo, Marcello, attenzione, Marcello, 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 dribbling, messo giù, calcio di rigore. No, mi sono infortunato, no, 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 oddio, butta la palla fuori. Antisportivi, 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 mi sono infortunato, maledetti, no, adesso che ci sono gli ottavi di Champions. Questo è il ginocchio, raga, questo è il crociato, questo è il crociato, ragazzi, questo è il crociato, porca miseria, non ci credo, raga, mi sono infortunato. E mantieni la posizione, sono infortunato a terra, mi dici mantieni la posizione, non ci credo, no, ragazzi, il crociato a 18 anni, raga, non ci credo, dai. Dai, no, ragazzi, no. GM7 era in forma straordinaria. GM7 a terra, signori, incredibile. Queste immagini fanno male. Guarda lì, chi è? Chi è? Chi è? È Pellegrini? Chi è che mi ha buttato giù? È Pellegrini? Incredibile. Incredibile. Chi è sto qua? Chi è entrato? Chi ce l'aveva in panchina? Porca miseria. Simuliamo il resto della partita. Vediamo un po' che succede. Finisce 2-1. Dentro Berardi. Ok, con l'ambulanza, raga. Mi hanno portato fuori con l'ambulanza. Comunque era calcio di rigore, tra l'altro, ma questo un poco importa. Fisioterapista. Vediamo. Scrociato. 7 mesi. Crociato rotto. 7 mesi. Non ci credo, raga. Crociato rotto. Non ci posso credere. Non ci credo, raga. 7 mesi. Mi sono rotto il crociato. Non ci credo. Credo. Crociato rotto, raga, io veramente non ci posso credere. Allora, immagino che non, cioè non posso neanche fare gli allenamenti, immagino, no? Immagino di no. 4-2 col Siviglia. Vabbè, è in trasferta, ragazzi, volendo con un 2-0. Chissà che non posso fare neanche gli allenamenti. Non posso fare niente, ragazzi, ho il crociato rotto. Devo simulare tutta quanta la stagione. Pazzesco, raga. Non ci credo. Nell'apice, raga, nell'apice. Nell'apice della carriera. Porca miseria, stavamo giocando benissimo. Questo qui, signori, questo qui veramente potrebbe essere un colpo per la carriera di GM7. Un colpo veramente importante. 2-1 non basta. Eliminati con il Siviglia. Andiamo fino a fine stagione, signori. C'era anche la finale di Coppa Italia con la Juventus. Andiamo fino a fine stagione, perché ovviamente mancano 3 mesi e finisce la stagione. Comunque non potremmo mai, non avremmo mai potuto recuperare per il finale di stagione. Quindi non possiamo fare gli allenamenti, non possiamo fare niente. Crociato rotto. Eliminati dalla Champions League dal Siviglia. Avete visto pochi secondi fa l'eliminazione. Non ci resta, ragazzi, che andare fino alla fine della stagione. Vedere un attimo il posizionamento in classifica dell'Inter. Speriamo, ragazzi, almeno un quarto posto, perché GM7 merita di giocare la Champions. E se non c'è la Champions, ragazzi, GM7 potrebbe anche andare via. Non lo so. Vediamo un po'. 1-2. Quindi vinciamo, ragazzi, la Coppa Italia. E comunque un trofeo, ragazzi, che rientra comunque nella bacheca di GM7. E se non sbaglio, ragazzi, questo è il primo trofeo. Questo è il primo trofeo della carriera di GM7. Guardiamo la classifica. L'Inter quinta. Per un punto la spunta il Milan. Per un punto. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Sembrava andare tutto bene. Nel giro di 2 minuti ci siamo rotto il crociato. Abbiamo perso la Champions League. Abbiamo perso la qualificazione alla Champions dell'anno successivo. Ragazzi, Stato ha chiesto di essere ceduto. Io non ho chiesto di essere ceduto. Io non l'ho fatto, ragazzi. Io non l'ho fatto. Io non ho chiesto la cessione. Non posso neanche toglierla. Cioè, non posso fare nulla. Cioè, ma scusatemi, mi faccio male il crociato, mi buttate fuori rosa. Ma siete fuori di testa. Allora, io non vorrei, ragazzi, che si sia un po' buggato, mettiamola così. Ovvero che in alto a sinistra, avendo la barretta rossa, il gioco mi calcola come se io stessi facendo cagare. E di conseguenza sono sul mercato. Pazzesco. Pazzesco, ragazzi, davvero il gioco non riesce a capire nel 2021 che io non sto giocando, non perché non sono forte, ma perché sono infortunato. Il Milan ha vinto l'Europa League, intanto GG per loro. Ma con il Milan che vince l'Europa League e arriva quarto, siamo in Champions? Non lo so. Comunque, ragazzi, avanziamo e vediamo se arrivano delle offerte. Siamo arrivati comunque, ragazzi, alla fine della stagione. È incredibile come in pochi minuti proprio la carriera sia cambiata e in un modo allucinante. Però, signore, la carriera di un calciatore è anche questa. Quante volte i calciatori si fanno male, no? Quanti giocatori si rompono il crociato? Zaniolo, per dirne uno. Purtroppo è così, ragazzi. Il calcio è così. 30 giugno 2023, ragazzi. Finisce la stagione.
stagione, non mi è arrivata nessuna offerta, anche perché essendo infortunato non so se posso ricevere offerte da infortunato. E visto che ho ancora altri 3 mesi di infortunio, o 2-3 mesi, io rischio di essere bloccato all'Inter, messo fuori rosa. 8 settimane, signori! 8 settimane! Allora, sono ancora sul mercato, ma per 8 settimane non posso ricevere delle offerte. Ma tra 8 settimane non c'è più il calciomercato, quindi io non posso andare via. Comunque, io avanzo, ragazzi, finché posso avanzare. Vediamo quello che succede. Supercoppa con il Napoli. Vediamo. 3-1. E porca di quella vacca schifosa. Almeno era un titolo in bacheca. Invece niente. Continuano a non arrivare offerte. Infortunato anche Skriniar. 4 giorni. Ragazzi, ma cosa, in ospedale siamo? Porca miseria. Continuiamo, ragazzi, ad avanzare. Vediamo un po' quanto tempo mi manca. 5 settimane. Ma neanche a farla apposta, ragazzi. Mancano 4 settimane alla fine del calciomercato. Io non posso andare via, praticamente. Vediamo se il 31. Se il 31 sono vivo. Oh. Il tuo recupero è andato come previsto. E sembra che tu sia pronto per tornare in campo. Lo staff medico eseguirà gli ultimi accertamenti e daremo l'ok per la prossima partita. Occhio, occhio, perché sono pronto. Sono pronto, raga. Sono pronto e sono le ultime 10 ore di mercato. Clamoroso. No, ma come infortunato? Mi calcola infortunato, mi calcola. Calmi, raga, calmi. Facciamo subito gli allenamenti. In teoria, facendo gli esercizi, potrei salire di livello in alto a sinistra. No, non sale niente, ragazzi. Non sale niente. Allora, Upamecano Real Madrid. 10 ore di mercato, ragazzi. In teoria non sono infortunato. Perché mi calcola ancora come infortunato? Porca miseria. Mi volete lasciare andare, sì o no? Se sono fuori rosa, e questa, ragazzi, è una cosa che non ha senso, però vabbè, l'accetto. Però fatemi andare via. Offerta! L'Ajax! No! Come l'Ajax? Ma come l'Ajax? No, ragazzi, io non posso andare all'Ajax. Cioè, ma scusatemi, sto facendo cagare e mi chiama l'Ajax. Cioè, nel senso, scusatemi, ho formulato male la frase. Cioè, io perché mi sono infortunato non posso ambire a squadre forti. Mancano 6 ore, ragazzi, mancano 6 ore. Mi tengo il salvataggio sull'offerta dell'Ajax. Me lo tengo, però voglio aspettare 6 ore. 5 ore alla fine. Vediamo cosa arriva. Erano 171. Il Lione. Il Lione no, ragazzi. Il Lione no. Il Lione no. Rifiutiamo. Il Lione no. Il Lione no. Qua arriva un'offerta. Arriva un'offerta al minuto. 4 ore alla fine. Vediamo se arriva qualcosa. 4 ore. Niente. 3 ore alla fine. Se non arriva niente, si accetta l'Ajax. Vediamo. Niente. 2 ore alla fine. Mi sa che non c'è più tempo, ragazzi. Mi sa che non c'è più tempo. 1 ora alla fine. Niente. Non c'è più tempo. Piccola cosa. L'Inter è in Europa League, non è in Champions. E allora, signori, sta per nascere un nuovo Cruyff. 171 milioni. 171. L'acquisto più costoso della storia dell'Ajax. GM7. Dopo aver dato tutto per l'Inter. Perché noi, ragazzi, per l'Inter abbiamo dato tutto. Tutto. Noi ci siamo infortunati e loro ci hanno buttati, ragazzi, con un sacco della spazzatura. Mi hanno proprio buttato, mi hanno umiliato. Mi hanno messo fuori rosa, ragazzi. Sono stato messo fuori rosa perché mi sono rotto il crociato. Non mi hanno aspettato. E questo è quello che vi meritate, ragazzi. Questo è quello che vi meritate. Andiamo all'Ajax. Il 31 agosto 2023. È incredibile, raga. Io volevo restare all'Inter. Io non volevo cambiare tante squadre in questa carriera. Io volevo restare all'Inter. Volevo vincere la Champions. Volevo vincere il campionato. Sarei voluto rimanere volentieri anche per 2 anni, 3 anni. Provare a vincere tutto con l'Inter. Fare il triplete. Ma purtroppo, signori, per fare queste cose bisogna essere in due. E l'Inter non era con noi. Accettiamo l'offerta dell'Ajax. GM7 riparte dal campionato olandese. GM7 viene presentato, ragazzi, con la maglia numero 7. Non so per quale motivo, ma in alto a sinistra mi calcola ancora come infortunato. Di conseguenza non potrò partecipare alle primissime partite della stagione. Quindi avanziamo, appena sarò pronto, ragazzi, ve lo farò vedere. Non ci credo! In Champions League con il Napoli! Vabbè, destino, ragazzi, è destino. Becchiamo il Napoli in Champions. Allora, il campionato olandese, ragazzi, è un po' noiosetto. Qualche partita comunque la giocheremo. Vediamo se riusciamo a essere pronti al 100% per il Napoli. Non mi voglio infortunare, signori, perché sapete bene che un altro crociato, ragazzi, la carriera se ne va a quel paese. Vediamo se riusciamo a ritornare in campo per il 26 settembre 2023. Ci proviamo, dipende molto da come ci vede il mister. Comunque, ragazzi, oltre a Napoli c'è pure il Bruges e c'è anche il Chelsea. Girone veramente, veramente, veramente difficile. Ragazzi, guardate, è scandaloso, eh. È scandaloso, è scandaloso. Io sono fuori per infortunio. Non mi fanno giocare. Mi arriva la mail in cui viene detto che le ultime prestazioni non sono state positive. Per questo motivo mi hanno messo fuori squadra, praticamente. Cioè, comunque sono in panchina, non sono tra i titolari. Ragazzi, io non ho parole. Dico, muoio
che ho deciso di metterti sul mercato in quanto non rientri nei miei progetti. Ma io non ho parole. Ma io non ho parole, ragazzi. Ma cos'è questo gioco? L'hanno fatto con i piedi. No, io non ho parole, ragazzi. Fuori rosa, pure qua sono infortunato. Mo sono tornato, porca miseria. Ci sono con il Napoli, ragazzi. Dovrei esserci dalla panchina con il Napoli. Datemi il tempo, Dio mio. Sono tornato mo, datemi il tempo. Comunque, ragazzi, allora cerchiamo di far cambiare idea al mister, ok? Evidentemente avrà qualche problema sto mister. Napoli, Chelsea, Bruges, Ajax, tutti a uno, perché abbiamo pareggiato 1-1 con il Bruges. Quindi vediamo se partiamo dalla panchina. Sì, adesso sì. Qua sono entrato all'83esimo, sono entrato. Madonna, ragazzi, ma chi sono, porca miseria? Cioè, mi stanno trattando come uno scappato di casa. 7 minuti per incidere. 7 minuti. Io come faccio a fare bene in 7 minuti? Io ho controllato le altre partite, ragazzi, eh. Non erano così. Non era con questa schermata qua. 7 minuti, ragazzi. 7 minuti per incidere. Vediamo quello che posso fare. Non lo so, dai. Fuori il 14. E questo è un segno del destino, ragazzi. Madonna, fuori il 14. Cruyff. Segno della croce, ragazzi. Ogni volta che giochiamo, ogni volta che entreremo in campo, ci faremo il segno della croce e indichiamo il cielo, signori. Indichiamo il cielo per Cruyff. Cruyff, ho bisogno di te. Mi stai guardando dall'altro, Cruyff. Ho bisogno di te. 7 minuti per incidere. Altrimenti qua finiamo fuori rosa. Anzi, già siamo fuori rosa, praticamente. Miranchuk. Occhio. Marcello. Allaga dall'altro lato. Molto bene per Anthony. Che appoggia bene. Di testa. Ok, lo scarico. Stop. Sassata. DGM. Guarda come si presenta. Come si presenta, GM7. Come si presenta. Come si è presentato? Allora, eccomi qua. Sono tornato. È tornato GM7. È tornato GM7. Siluro nel 7. Dov'è che sono io? Sono fuori rosa, mister. Dov'è che sono? Siluro nell'angolino. Nulla può il portiere. È tornato così. Al primo pallone toccato con la maglia dell'Ajax, GM7 si presenta così. Che giocatore incredibile. Attenzione qui. Attacca il Napoli. Con calma. Allora, ragazzi, non vorrei dire cagate, ma il tempo va molto più lentamente. Cos'è? Si è fermato il tempo? Guardate come scorre il cronometro. Scorre molto piano. Cosa ha preso Lodi, porca miseria? Ma che sta succedendo, ragazzi, in questa carriera? Si è buggato il tempo. GM7 è riuscito a rompere la barriera spazio-temporale. Uno di recupero di testa, è interessante. Per Alvarez 1-2. Marcello, allaga dall'altro lato. Attenzione qua, è buona, con calma. Tadic, ci sono se vuoi, guardami, è buona. Marcello, dentro, calcio d'angolo. Dimmi che ce l'ho. Non ce l'ho, no, ce l'ho. Aspetta, il bug, no. Occhio al colpo di testa. La madonna, come ha spazzato. Oddio, con calma, uno di recupero che non finisce più. Rimettila dentro. Oddio, mi stava arrivando. Finisce qui. 1-1. Ragazzi, io il mio ce l'ho messo. Poi, più di questo io non posso fare. Un pallone toccato. Ma vi rendete conto come l'abbiamo toccato questo pallone? Perché io veramente non ho parole. Vediamo se facendo questo qualcosa è cambiato in società. Nel frattempo, ragazzi, nuovo livello 22, 22esimo livello. Se non erro, ragazzi, mi avete detto nei commenti che il massimo è il livello 25. Quindi siamo quasi alla fine, ragazzi, della nostra carriera. Comunque non possiamo migliorare più di tanto con gli attributi. Però poi dopo i punti si possono togliere, quindi possiamo usare di magia. Ci possiamo fare questi magheggi. La prossima partita, ragazzi, è con il Feyenoord. Noi ci siamo, ragazzi, ci siamo. Partiamo sempre dalla panchina. Voglio sfruttare, ragazzi, questo il fatto di partire dalla panchina. Di conseguenza giocheremo anche con il Feyenoord. Abbiamo 4 punti a disposizione. Guardiamo la crescita. Proviamo a fare così, signori. 2 punti sull'agilità e l'attacco. Anche se, signori, a questo punto mi verrebbe da dire: perché non andiamo a migliorare il fisico? Soprattutto attributi come la forza o l'aggressività o anche la resistenza, non sarebbe male, signori, però io comunque voglio insistere, ragazzi, voglio insistere per adesso sul dribbling, quindi miglioriamo l'agilità e il posizionamento d'attacco con 2 punti, e poi, ragazzi, utilizziamo ben 2 punti per il posizionamento, quindi più 3 e più 4. Arriviamo, ragazzi, a 96 di posizionamento. Abbiamo fatto l'upgrade. Oh, ho scelto bene gli attributi, ragazzi. 88 di overall, li ho scelti bene questi attributi, l'ho fatto apposta, ragazzi, perché comunque bisogna puntare tanto sul dribbling essendo un attaccante, quindi anche sul fisico, secondo me il passaggio e la difesa li possiamo un attimo accantonare, ma il dribbling va migliorato, ragazzi. 88 di overall. Comunque giochiamo anche questa partita, ragazzi, poi il video finisce perché è successo di tutto. Entriamo, ragazzi, al 63esimo, siamo in vantaggio ancora 1-0, quindi questa volta però abbiamo più tempo per fare qualcosa. Sempre fuori il 14, ragazzi, e dentro ovviamente GM7. Ogni volta che entriamo, segno della croce per Cruyff, che è lì in alto che ci sta guardando. Antonucci, attenzione qui, gol al 74esimo. Questa volta, ragazzi, non ha
abbiamo inciso nel migliore dei modi, eh. 1-1, signori, ha segnato il Feyenoord con Abdul Salam, signori, terzino molto molto importante che abbiamo anche avuto in carriera. Bisogna stare attenti, ragazzi, bisogna stare attenti. 75esimo, 15 minuti per incidere. Stiamo toccando pochi palloni, non stiamo giocando bene. Alvarez, 81esimo, attenzione qua, Marcello, prova l'imbucata, corri come un drago. Io ancora non l'ho visto, ragazzi, i miei compagni di squadra. Imbucata dentro per GM7 che non riesce a stopparla. Bisogna mirare il fisico, ragazzi, perché ho visto anche prima, faccio fatica a reggere sulla velocità, sono veloce, però spalla a spalla non ne vinco neanche uno di contrasto. Quindi faccio un po' fatica e il prossimo upgrade lo faremo sul fisico. 7 minuti, signori. Keita Balde, attenzione, colpo di testa, occhio, arrivaci, di testa, provaci, occhio, no, niente, ragazzi, sta giocando molto bene il Feyenoord, eh. Occhio, ancora Keita Balde, cross dentro, colpo di testa, scendere, pallone fuori. 87esimo, non mi stanno arrivando palloni giocabili. Purtroppo non dipende da me, signori, nella caduta del giocatore io posso incidere se mi arrivano i palloni. Miranchuk, eccolo qui, sono sceso a centrocampo per toccare palla. Marcello, allaga dall'altro lato, molto molto interessante per Anthony, colpo di tacco, finta, allaghiamo dall'altro lato, ottima per Alvarez, 1-2, Marcello potrebbe tentare il sinistro, pallone sul palo, no, rete, GM7, questo è il gol del portiere, ragazzi, guarda quello che si sta facendo, questo è il gol del portiere, ragazzi. Però ancora GM7 che ci mette il suo, ragazzi, ancora GM7 con il sinistro, guarda lì che sinistro che c'ho. Questo, ragazzi, è autogol del portiere, non è gol di GM7, quindi a livello statistico, ragazzi, non viene calcolato come un mio gol. A livello di prestazione non è un mio gol, ma ancora una volta, ragazzi, GM7 incide. Uno di recupero, signori, e a questo punto calcio d'angolo, quindi ultima azione del Feyenoord. Ragazzi, questo video è qualcosa di incredibile, cioè questo è il video più pazzo che abbia mai registrato in tutta la mia vita. Cioè, incredibile. A questo punto tiro da centrocampo, forse segno pure, non lo so. Finisce 2-1, ragazzi. Ovviamente è autogol del portiere, niente gol per GM7. Comunque abbiamo preso un 7,5, mi sembra un 7.1. Piano piano, ragazzi, stiamo entrando sempre più in fiducia e piano piano stiamo convincendo il mister a restare. Infatti 7.1 per GM7. Avanziamo. Prossima partita, ragazzi, contro il Chelsea. Io questo video lo finisco qui. Mi fermo qui, ragazzi, mi fermo qui. È stato un video veramente pazzesco, un video veramente incredibile. Abbiamo fatto, non lo so, è successo di tutto. Sono successe delle cose in questo video. Io spero che l'abbiate visto dal primo fino all'ultimo minuto. Comunque, 17 ottobre 2023, questo qui, ragazzi, è il girone 4-2-2-1. Sfidiamo l'Ajax, partita molto molto importante. Il problema è che siamo ancora in panchina. Però, man mano che andiamo avanti nelle settimane, la barra arancione si avvicina sempre di più verso la titolarità, verso la terza attacca. Quindi, in teoria, nel prossimo video, a meno che non ci portiamo un'altra volta, dovremmo guadagnarci il posto da titolare. E poi dopo ci gestiamo noi le partite, magari giocando quelle più complicate, quelle soprattutto di Champions, oppure magari se scendiamo in Europa League sarebbe bello anche risfidare l'Inter dopo appunto averci trattato come dei sacchi della spazzatura. Comunque, io vi saluto, ragazzi, e vi ringrazio. Ci vediamo domani o dopodomani con un nuovo video della carriera del giocatore. Mi raccomando, ragazzi, continuate a supportare questa serie, perché in ogni video si vedono delle cose allucinanti. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella.